Allora, buonasera ancora, di nuovo buonasera. Dopo il video sulle qualifiche del Gran Premio del Canada, adesso parliamo un po' della nazionale. Non ho visto la partita, ma ho seguito le notizie live. L'Italia vince 3-0, vittoria molto importante, decisamente importante. Non per tanto per l'avversario, ripeto, quanto per il morale, per il gioco, come ho detto nel video precedente, e soprattutto per il ranking FIFA, con la speranza di rientrare fra le teste di serie nel prossimo sorteggio delle eliminatorie mondiali ed evitare una seconda fregatura come quella presa con la Spagna l'altra volta, il cui secondo posto ci è costato lo spareggio, ci è costata la Svezia, ci è costato il mondiale. Però dai, come ho detto nel video precedente, ha segnato finanche Insigne, ha segnato Insigne, per il quale sapete che io non stravedo. Però dai, vuol dire che c'è fiducia nel mister, vuol dire che le Mancini ci ha saputo fare, vuol dire tante cose questa vittoria in Grecia. Sì, è chiaro che non è la Grecia del 2004, sia chiaro, è una squadra molto scarsa, diciamo così. Miglior elemento Fortunis dell'Olympiakos, cioè immaginate un po', Manolas della Roma. Però dai, è una vittoria che con Ventura forse non avremmo tenuto, o avremmo tenuto soffrendo molto di più. Dicono che l'Italia abbia giocato un bel calcio, va bene, va bene. La semifinale mondiale dell'Under 20, questa nuova interessante nazionale di Mancini, più l'Under 21 che a mio avviso è fortissima. Dai, ce n'è per essere fiduciosi, dai, ce n'è. No, aspetta, dove cacchio vado? Scusate, ho sbagliato. Ce n'è per essere fiduciosi per il futuro del nostro calcio. Dai, puntiamo più sugli italiani, che va bene. Comunque, con la vittoria di stasera, oltre al discorso ranking, secondo me praticamente ci siamo praticamente garantiti la qualificazione all'europeo. 3 partite, 9 punti, di cui 2 scontri diretti, perché a questo punto bisogna considerare la gara con la Finlandia uno scontro diretto. La Finlandia ha battuto 2-0 la Bosnia ed è seconda nel girone. Praticamente battendo la Bosnia la qualificazione non dico che sia matematica, ma quasi, che ci resterebbe solo la trasferta in Bosnia se dovessimo batterli a Torino. Occhio che non sarà una partita facile. La Bosnia sì, ha perso, ma ha perso in Finlandia, ma non è la classica squadra slava capace di perdere come di vincere con chiunque. Quindi c'è da stare attenti, ragazzi, c'è da stare attenti, c'è da giocare bene, possibilmente pigliare i 3 punti e rafforzarci ancora di più nel ranking FIFA, visto che oramai non conta più la tradizione, la conta il ranking. Dai, su, comunque la cura Mancini inizia veramente ad avere buoni effetti. Sono contento di Mancini CT. L'ultima vittoria in Grecia, sono stato a sbirciare un po' i quotidiani, l'ultima volta che abbiamo vinto in Grecia erano le eliminatorie dei mondiali dell'82. Chissà che non sia di buon auspicio. Chiaramente avevamo tutt'altra squadra, però dai, questa è una squadra destinata a crescere e a fare bene. Abbiamo buone individualità, abbiamo giovani interessantissimi, abbiamo un ottimo allenatore. Io sono fiducioso, ho fiducia nel Mancio, ho fiducia nei giocatori e ho fiducia che il Mancio riesca finalmente a capovolgere. Magari, telefono, dove sei?
il fosso mi ha fatto cadere il telefono, scusate. Stavo dicendo, ho fiducia in Mancini e ho fiducia in una nazionale che dimostra di avere dei valori. Raga, ditemi anche la vostra, naturalmente, iscrizione al canale. E dai, ottimismo, ottimismo, dai, stiamo rinascendo, dai. Ciao, iscrivetevi al canale.